Mister, non era facile oggi contro la terza forza della classe in esterna, dopo le scorie dei 120 minuti di un derby emotivamente e caratterialmente così tirato. No, oggi è stata una partita difficilissima, secondo me. È vero che abbiamo fatto una grossa prestazione, soprattutto nel secondo tempo e gli ultimi 20 minuti del primo tempo, però oggi abbiamo incontrato una squadra forte che nei primi 20 minuti ci ha aggredito tantissimo e non ci faceva giocare. È passata in vantaggio, secondo me, meritatamente, anche se noi siamo stati un po' ingenui sull'occasione del loro gol. Però poi c'è stata una grossa reazione e la squadra ha reagito alla grande. Dopo il pareggio nostro, sinceramente, non c'è stata partita. Forse potevamo essere un po' più fortunati, secondo me, non tanto cattivi, fortunati sotto porta, perché in certi rimpalli potevamo essere un po' fortunati a fare gol. Però dopo mercoledì, dopo il dispendio di energie che c'è stato mercoledì dal punto di vista fisico e mentale, oggi abbiamo fatto una prestazione a grande squadra, perché nel secondo tempo, sinceramente, noi abbiamo alzato i ritmi. Non si vedeva proprio che eravamo una squadra che veniva da una prestazione del genere il mercoledì, quindi da quel punto di vista sono contentissimo. Tante le assenze non si possono regalare a nessuno, soprattutto ai giocatori del calibro di Esposito, di Gigi Touré, eppure nella ripresa il diavolo ha schiacciato nella prima metà campo la terza forza della classe e non l'ha fatta più riuscire. No, infatti da quel punto di vista sono rimasto sorpreso. Abbiamo fatto una prova di spessore, una prova da grande squadra. Il rammarico è il risultato, però credo pareggiare qui non è facile, soprattutto dopo la partita di mercoledì, perché mercoledì è stata una partita veramente difficile dal punto di vista mentale, soprattutto molti ragazzi in settimana, diciamo venerdì e sabato. Sinceramente oggi ho giocato qualcuno che neanche aveva recuperato al 100% la partita di mercoledì, quindi da quel punto di vista i ragazzi mi hanno sorpreso. La squadra ha dimostrato di stare veramente bene a livello atletico, però adesso finalmente c'è una settimana piena per allenarsi e per recuperare energie e forze. Sì, sicuramente questa settimana la sfrutteremo per far recuperare tutti, perché in queste settimane, in queste tre partite, il dispendio energetico è stato veramente elevato. Però adesso dobbiamo lavorare belli sereni e tranquilli, pensare alla partita di Casalbordino, che non sarà facile, perché incontriamo, secondo me, una squadra che sta facendo benissimo, una squadra forte, soprattutto in trasferta. Sì, soprattutto in trasferta, sta facendo un ottimo campionato, quindi dobbiamo pensare a noi. Se siamo questi di oggi, è normale che le possibilità di portare a casa vittoria sono maggiori.